Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. In questa edizione parliamo del giorno della memoria. In occasione del 27 di gennaio, come ogni anno, il Consiglio regionale si è riunito in una seduta solenne in trasferta a Prato. Si è svolta nel Museo della Deportazione e Resistenza di Prato la seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana in occasione del Giorno della Memoria, un luogo diverso ogni anno, simbolico della regione per essere vaccino contro l'oblio, per non dimenticare e per essere amplificatori di memoria. Il Museo di Prato, che raccoglie documenti e testimonianze sulla tragedia dell'Olocausto, è un luogo in cui si tocca con mano la violenza che è stata perpetrata. È compito nostro, delle istituzioni, è fare in modo di arrivare a più persone possibili. Il compito delle istituzioni è quello di andare nelle scuole, di incontrare le ragazze e i ragazzi, di chiedere a loro un nuovo patto, il patto di tramandare. Mi ha colpito molto, qualche giorno fa, una nostra illustre, straordinaria, eccezionale concittadina, connazionale, Eliana Segre, proprio presentando a Milano le giornate del Giorno della Memoria, ha detto: sono pessimista, penso che gli italiani siano un po' stufi di ascoltare la storia degli ebrei, penso che tra qualche anno la Shoah sarà raccontata in pochi libri, in poche righe nei libri di storia. Ecco, io diciamo, spero davvero di mandare un messaggio di conforto alla senatrice Segre. Il Museo della Deportazione è un luogo in cui quotidianamente la memoria viene rinforzata, ne vengono espressi ulteriori aspetti, vengono ricercate verità, vengono raccontate storie in una città che prima di tutte le altre ha compiuto il gesto di memoria forse più difficile ma anche più potente, quello del gemellaggio che ci lega al luogo in cui i pratesi furono deportati nel campo di concentramento. Sono quasi 35 anni di gemellaggio alla città di Ebense e questo luogo ne è un'ulteriore testimonianza. È indubbio che la Shoah e l'Olocausto di altre categorie a opera della Germania nazista e dei suoi alleati ha rappresentato uno spartiacque del XX secolo, dimostrando cosa può arrivare a fare uno Stato civile, come era lo Stato della Germania, quando cade in mano a dittature di tipo totalitario. E quindi è bene insegnare quello che è successo, perché purtroppo il mai più ancora non si è avverato. Ancora oggi nel mondo ci sono genocidi e pulizie etniche. E quando si parla di conservare la memoria è un dovere di tutti, e soprattutto quando si parla di leggere anche le pagine disastrose, drammatiche, buie della nostra storia, non ci deve mai essere vergogna, ma ci deve sempre avere, dobbiamo sempre avere il coraggio di fare conti con la nostra storia, di fare conti con il nostro passato, affinché chi arriva oggi, chi ha la fortuna di essere giovane, giovanissimo oggi, possa crescere e vivere in un mondo libero da quegli orrori. Eliana Segre è una figura sulla quale la politica ha un po' troppo marciato, da una parte e dall'altra. Eliana Segre è una persona alla quale ognuno di noi deve un grande rispetto per la sua storia, per le sue vicende personali, e ascoltarla parlare non è mai banale, ma secondo me facciamo un danno anche a commentare o a strumentalizzare o a cercare di tirare per la giacca un personaggio come lei, perché quando parla, soprattutto in occasioni come queste, è sempre un personaggio che parla non dando una lettura come possiamo dare noi, politica o storica dei fatti, ma avendoli vissuti in prima persona. Io credo che una persona che abbia vissuto quei fatti debba essere sempre rispettata, quindi le parole non sono da condividere o non da condividere, sono semplicemente da ascoltare con grande rispetto, interiorizzare e rifletterci sopra. È dovere del Consiglio regionale della Toscana fermarsi per provare a tutti insieme a condividere quello che è la condanna di un orrore, l'antisemitismo, le leggi razziali, e ovviamente in questo momento, in questo contesto storico così delicato in Europa, dove la guerra in Ucraina ha riportato, diciamo, degli orrori che pensavamo essere ormai abbandonati alla storia, da parte nostra il senso di responsabilità ci porta a condannare ogni forma di discriminazione, di antisemitismo, ogni forma di supremazia dell'uno verso l'altro, ogni guerra nel contempo, stringe la nostra comunità agli
ebrei, a una comunità che ha lottato, che oggi deve essere da parte nostra accompagnata verso veramente un riscatto, la possibilità che la Toscana si faccia carico ovviamente di combattere ogni forma di discriminazione, è compito di tutte le istituzioni indipendentemente dalla nostra provenienza e dalla nostra partecipazione ad iniziative politiche di parte. L'abominio della Shoah è una macchia indelebile nella storia dell'Europa e anche in Italia, la dobbiamo sentire con il giusto carico di responsabilità storica che ancora per certi versi fatichiamo ad assimilare. Siamo in un'epoca adesso, stiamo attraversando degli anni in cui gli ultimi sopravvissuti ai campi di sterminio ci stanno lasciando e questo ci dà la responsabilità di questo carico storico che abbiamo il dovere di tramandare, perché quello che è successo durante la Shoah, quello che è successo al popolo ebraico non si ripeta più, nonostante i venti di guerra continuino a soffiare sul nostro pianeta e nonostante le guerre non abbandonino ancora la nostra storia. Negli spazi Carlo Azeglio Ciampi del Consiglio regionale, una mostra fotografica inedita che fa leva proprio su alcune foto di vita vissuta dalle persone coinvolte nella terribile tragedia della Shoah. Ci narrano il prima e il dopo attorno alla Shoah stessa. Foto di persone comuni colte nella loro vita quotidiana, vita stravolta irreparabilmente dalla Shoah. Dagli storici archivi Alinari, una mostra in consiglio regionale, aggiunge un tassello al terribile racconto della tragedia dell'Olocausto. Vedere cosa c'è attorno alla Shoah, con fotografie e memoria, come da titolo dell'esposizione voluta dal consiglio regionale, è l'obiettivo della mostra. Una tra le mostre più importanti che ospitiamo qui in Palazzo del Pegaso è un modo per dire con forza che quello che è accaduto può accadere ancora e che non dobbiamo voltarci dall'altra parte. E attraverso le immagini splendide della Fondazione Alinari raccontiamo prima e dopo la Shoah, raccontiamo i volti sorridenti delle bimbe, delle donne, degli uomini che non sapevano cosa gli sarebbe aspettato e poi raccontiamo la voglia di un futuro migliore dopo quegli anni terribili. La cosa che mi ha colpito è la sala dedicata ai bambini, no? La forza di questa sala è veramente impressionante. E aver messo insieme nel dramma il sorriso dei bambini dà appunto un'idea diversa da quella che siamo soliti ricordare per questa giornata, per questo periodo. Ricordare che quelle morti sono state vite prima, che quella disgrazia è stata prima una festa, è stata volti di bambine, è stata pratica di vita, è stato lavoro quotidiano, credo che sia fondamentale, perché altrimenti noi davvero rischiamo di celebrare un santino della tragedia, un santino della Shoah e non percepire più la vita che si percepisce benissimo andando a vedere quei luoghi. Questa mostra veramente, devo dire, mi ha commosso, perché vedere queste immagini di queste persone e sapere poi la fine che hanno fatto veramente colpisce. In particolare, a parte la bambina che colpisce moltissimo, è stata la riflessione sul matrimonio che si è visto celebrare e che nessuno pensava a quello che poi sarebbe successo. Effettivamente sono cose, queste fotografie sono importanti da far vedere il più possibile a tutti. Scatti che precedono l'imponderabili, attimi fissati nel tempo che parlano di una normalità violata dall'orrore, non numeri ma persone strappate alla loro vita, molte delle quali non fecero ritorno. La memoria è qualcosa di molto delicato, la ripetizione è pericolosa, certe cose alla fine producono assuefazione e quindi poi alla fine disinteresse e distacco, mentre la giornata della memoria appunto è fatta per preservare dentro tutti noi questo senso di inaccettabilità, questa qualcosa che è incommensurabile, che rimane come un buco nero, diciamo, nel centro dell'Europa. Scegliere quindi in qualche modo di sottolineare quel buco nero, di lasciarlo così, cioè di non fare vedere i campi, ma di far vedere quello che c'era prima e quello che per fortuna c'è stato anche dopo,
è secondo me un modo per, come potrei, per rispettare, ecco, anche il silenzio che di fronte a certe cose bisogna mantenere. E scegliere, per dire, per il manifesto questa foto fantastica della bambina che sorride, che è inconsapevole in qualche modo del destino che aspetta lei o tanti bambini come lei, e però in qualche modo sottolinea appunto la ricchezza di ogni singola vita. Il titolo di questa mostra è Attorno alla Shoah. Attorno alla Shoah non significa la Shoah, significa fare una scelta che esce dai campi di sterminio, non perché i campi di sterminio non siano qualcosa di troppo importante da non dirsi, ma perché le vittime in fondo sono sempre state considerate i sommersi, delle persone dimezzate, non delle persone. E ho voluto quindi pensare ai sommersi e ai salvati che, come vedrete in queste sale, parlano tra di loro. Quando ho iniziato a prendere in mano le foto per sistemarle sui cavalletti, queste hanno assunto una vita autonoma, mi hanno rovesciato completamente tutto quello che era il mio schema. La mostra raccoglie le suggestive foto realizzate da autori noti ma anche sconosciuti, un mosaico in bianco e nero per tracciare un percorso di recupero della storia e della memoria collettiva. La mostra sarà visitabile nello spazio Carlo Azeglio Ciampi fino al 4 febbraio. Una targa per un campione del mondo, parliamo del grossetano Massimo Milano, che spicca per i suoi traguardi sportivi raggiunti nella categoria del nuoto pinnato. 3 volte campione del mondo, 60 volte campione italiano in acque libere nella disciplina di nuoto pinnato. Questo è il palmarès di Massimo Milano, nuotatore grossetano, celebrato dal Consiglio regionale con una targa che ne riconosce l'impegno e il prestigio sportivo. È un riconoscimento che mi sta particolarmente a cuore perché ho conosciuto Massimo da pendolare, prendevamo lo stesso treno un po' di anni fa e tempo fa mi raccontò di questa sua esperienza. Io ricordavo da qualche anno la sua passione per il nuoto, ma non avrei mai pensato che sarebbe arrivato a un livello così straordinario. Ha tolto a questa sua passione tanto tempo, ogni giorno me lo raccontava un po' di anni fa su quel treno, e ora è un'emozione vedere che ha portato alto il nome dell'Italia, oltre che della Toscana, nel mondo con quello che è riuscito a fare ai campionati mondiali. Milano ha conquistato il doppio titolo mondiale e campionati del mondo master in acque libere di nuoto pinnato con i colori della società Gao Brinella di Orbetello. Il mondiale 2002 si è disputato in Piemonte e si è svolto su 2 gare, la prima sulla lunghezza di 1 chilometro, mentre la seconda è stata sui 3 chilometri. L'atleta aveva già conquistato il titolo iridato nella stessa specialità nel 2019. È una grande soddisfazione dopo anni. Io ho iniziato a 6 anni, quando già con le prime categorie, e poi dopo ho proseguito negli anni, non mi sono mai fermato perché per me questa qui è una passione, cioè proprio è una cosa che se non la fai quasi ti manca tutti i giorni, per cui ecco, è un risultato di una vita di tanti allenamenti, di quotidiani, tutti i giorni. Poi il nuoto pinnato è uno sport un po' particolare perché è la Formula 1 praticamente del nuoto, cioè si raggiungono le massime velocità, e è un pochino più duro dal punto di vista proprio del dolore, che quando c'è un attrezzo comunque c'è anche un pochino, ci sono le sue conseguenze, però insomma è altrettanto bello. Poi sono specializzato nelle acque libere perché sono dell'Argentario, provengo dal mare, il mio babbo è stato il mio maestro, mi ha insegnato, lui è stato il primo campione italiano di gran fondo, ha vinto i primi 2 titoli di gran fondo, ha vinto la gara più lunga d'Europa che si chiamava la Ponte San Felice Circeo, quindi diciamo io ho trovato la strada spianata perché avendo un esempio da seguire per me è stato più semplice di altri. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.